La tube di Londra, quel meraviglioso microcosmo malsano ed insalubre, affollata come il Pascià di Ibiza durante l'ora di punta, con temperature che possono sfiorare i 40 gradi d'estate, dove nonostante ci si strusci costantemente la schiena con almeno tre sconosciuti, ci si sente le persone più sole del mondo. Di stress per i pendolari, di ansietà per i claustrofobici e di perplessità per le molte persone che cercano di capire quante volte bisogna passare la Oyster Card all'uscita della stazione di Canary Wharf. Il trasporto pubblico più efficiente di Londra è al centro continuo di una continua campagna denigratoria per farlo sembrare il mostro più orrido di quello che in realtà esso già è. Con buona pace della TfL che investe milioni per migliorarla continuamente, nonostante ciò se ne sentono di cotte e di crude sulla metro londinese. L'ultima è il fatto che darebbe casa a una colonia di batteri super mortali. E quello che risulterebbe comunque da una ricerca condotta dal London Metropolitan University, che ha analizzato metro e bus di Londra per testarne il loro grado di pulizia. Il risultato? Sul trasporto pubblico sarebbero stati riscontrati un'enorme quantità di batteri e di muffe, 121 in tutto, di quasi 95 solo sulla tube, con la Victoria Line a detenere il record per il maggior numero, con 22 tipi di batteri differenti. Per questi, nomi noti come lo stafilococco oppure le Escherichia coli, per intenderci, ma a quanto pare ce ne sono altri, in tutto 9, che rientrano nell'elenco della World Health Organization tra i batteri più resistenti ai farmaci che contribuirebbero a una minaccia mortale per l'uomo. Uno di questi è il Klebsiella pneumoniae, un batterio immune agli antibiotici che causa infezioni del tratto urinario, polmonite, setticemia, meningite e diarrea, insomma, morirete. Ma prima di fare facili allarmismi, i ricercatori hanno subito specificato che questo genere di batteri non ha effetti sulle persone in salute, ma danneggia generalmente le persone malate o dal sistema immunitario debole. Dal canto suo, la TfL sostiene di provvedere alla pulizia delle sue carrozze ogni notte, ma ha anche ammesso che solo i sedili della Bakerloo e della Victoria della Central vengono lavati, mentre quelli delle altre linee semplicemente spazzolati. La raccomandazione generale per i viaggiatori? Attenersi a pratiche di buona igiene per evitare di essere esposti il più facilmente possibile. Poi diciamocela tutta, non è che usciamo dalla tuba e il resto del mondo sia un ambiente sterile. Se questo video ti è piaciuto, metti mi piace e lascia un commento. Attiva le notifiche cliccando sulla campanella accanto al tasto iscriviti se stai guardando questo video su YouTube oppure se lo stai guardando a Facebook. Metti mi piace e ricorda di cliccare sul tasto mostra per primi. Per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video e ciao!